Cari amici di CDClassico.com, ben ritrovati a una nuova video recensione dedicata all'Hi-Fi, all'alta fedeltà del suono. Ci sono state consegnate in prova due cuffie e con grande piacere facciamo una video recensione, un unboxing. Le propone Monster Cable, azienda leader nel settore audio-video, soprattutto per quanto riguarda l'accessoristica, azienda, lo ricordiamo, fondata nel 1978 in California. Queste cuffie, gli amanti dei prodotti Apple le conoscono molto bene. Abbiamo due esemplari, cominciamo dal primo che ci è stato appunto mandato, Beats by Dr. Dre. Dr. Dre è un famoso rapper, cantante, DJ, jockey americano che ha collaborato con Monster Cable alla creazione di queste cuffie che sono diventate veramente un must da avere anche per il design. Questo è il modello solo HD e come vediamo da questa indicazione viene espressamente indicata come ideale accessorio compagno per iPod, iPhone e iPad. In ogni caso, ideale per un ascolto in mobilità. Il packaging, devo dire, assolutamente curatissimo, merita peraltro anche di essere appunto visto perché, insomma, anche se conta se vogliamo poco, ma una breve spiegazione e poi apriamo. Adesso le nostre cuffie. Anche qui. Le andiamo ad aprire. Qui abbiamo un vano che contiene panno per la pulizia delle cuffie. Un libretto di istruzioni e soprattutto un cavo. In realtà in rotazione ce ne sono due di cavi, uno è già pronto, ve lo farò vedere fra poco. Quest'altro presenta anche il track control, nel senso che è possibile appunto con questo piccolo telecomando gestire direttamente alcune situazioni, soprattutto tenendo presente che queste cuffie possono essere usate, anzi espressamente ideate per accessori come iPhone e iPod. E per quanto riguarda l'iPhone, la possibilità peraltro di utilizzare queste cuffie come auricolare, anche se forse non è la sua funzione primaria e forse anche meno interessante, perché come vedremo queste cuffie isolano moltissimo, quindi parlando effettivamente non sentiamo la nostra voce, pur sentendo molto bene l'audio. E qui arriviamo alle cuffie, le cuffie in sé, e possiamo subito notare la pratica custodia, che nasconde appunto queste meravigliose cuffie completamente pieghevoli. Sono disponibili in vari colori, questo è il colore bianco appunto. Ecco, da notarsi la cura del dettaglio, nel senso che il jack che è predisposto per l'entrata nell'apparecchio, come vedete, è perfettamente disegnato per un prodotto come l'iPhone. Questo credo che sia importante da sottolineare. Dopodiché, una prova, soprattutto per voi amici amanti di musica classica, come siete per quanto riguarda il CD classico. Queste cuffie sono ideali per un utilizzo, diciamo così, stradale da portare in giro, anche perché estremamente pratiche, come visto nell'essere riposte. Quindi veramente con due mosse noi ci troviamo un ingombro davvero minimo. Non sembrano essere queste cuffie Beats by Dr. Dre versione solo HD l'ideale per la musica classica in sé. Le abbiamo provate, il suono è veramente ottimo, parliamo di cuffie top level anche per quanto riguarda il prezzo chiaramente, però certamente la destinazione finale di queste cuffie è la musica rock, pop, R&B, perché i bassi sono davvero molto molto potenti. Ecco, forse per un ascolto, per chi ama il clavicembalo, queste cuffie sono effettivamente ottime, meno risultano essere nella musica sinfonica, ma comunque ottime davvero in ogni caso, per un utilizzo appunto stradale.
Queste appunto le cuffie, abbiamo detto solo HD by Dr. Dre, ma ci è stata mandata in prova e ringraziamo infinitamente perché così ci permette anche di fare una comparazione. Un modello diciamo più avanzato, infatti si chiamano cuffie Beats by Dr. Dre, sempre ovviamente, però modello studio fa già intuire un utilizzo quantomeno forse più professionale o diciamo così, meno stradale. La scatola è chiaramente più grossa, ma anche qui troviamo fondamentalmente un vano con i cavi. E qui arriviamo alle nostre cuffie. Come vedete, custodia più grossa rispetto alla precedente. Questa oltretutto, diciamo, soffice, e questa invece presenta una struttura invece semirigida che chiaramente protegge meglio le nostre cuffie. Le nostre cuffie, che in questo caso sono nere, sempre pieghevoli come le Solo, sempre regolabili. E queste cuffie in più rispetto alle Solo, cambia ovviamente la forma, i padiglioni sono leggermente più grossi, sono dotate del cosiddetto sistema noise cancelling, ossia il sistema che permette di rendere queste cuffie da statiche a dinamiche. Statiche a dinamiche semplicemente appunto schiacciando questo tasto, girando questo tasto, noi attiviamo le batterie che sono poste qui in questo vano. Basta girare il vano appunto e noi le troviamo. Ecco, queste cuffie si sono rivelate assai diverse dalle Beats Solo HD. Per quanto riguarda i nostri amici amanti della classica, devo dire che queste invece sono cuffie che esaltano invece appunto anche il genere che noi appunto prediligiamo. Notate come il padiglione appunto è semovibile e segue dunque la forma del nostro padiglione auricolare. Queste cuffie che chiaramente essendo più grosse mal si prestano a un utilizzo chiaramente stradale, per carità, tutto è possibile, ma insomma, devo dire che queste cuffie risultano essere un compagno forse ideale per un ascolto tramite lo stereo, e qui si spiega anche appunto la scelta di inserire un accessorio come questo, che chiaramente permette di poter attaccare le nostre cuffie anche a stereo, che hanno appunto prese di questo tipo. Qui, come dicevo, la musica classica viene davvero esaltata, tanto la musica sinfonica quanto diciamo la musica cameristica, grazie anche appunto all'effetto, come detto, noise cancelling, che insonorizza ancora di più ed esalta le frequenze appunto dei bassi, devo dire, rende l'ascolto della musica classica davvero funzionale e piacevole, oltre che ovviamente musica non classica per gli amanti appunto del genere. Il tutto chiaramente ripiegabile anche qui, come abbiamo visto. E comodamente appunto trasportabile anche per i viaggi e anche per le nostre vacanze. Due cuffie dunque certamente interessanti per gli amanti dell'alta fedeltà che non vogliono rinunciare anche appunto in un ascolto in movimento o in un ascolto con cuffie alla qualità del grande suono. Beats by Dr. Dre modello studio e Beats by Dr. Dre modello solo HD. Grazie amici e alla prossima.